Lo stile strumentale milanese fu per decenni un fenomeno alla moda, all'incirca come lo fu il jazz negli States, nella prima metà del secolo scorso. Anche lì arrivarono musicisti da tutto il mondo per conoscere ed apprendere il nuovo stile. Quello dei viaggi di conoscenza era per gli artisti del Settecento un vero e proprio fenomeno di massa. Qual era il movente che spingeva questi folli innamorati della musica a lasciare per mesi o addirittura anni le loro famiglie, intraprendendo viaggi rischiosi e dall'esito incerto? It's very interesting to see that before we have the centers of symphonic writing in Europe, in other places, the Milanese school was the earliest. Molti di voi hanno sentito dire Franz Joseph Haydn, il papà della sinfonia. Però bisogna ricordarsi che Franz Joseph Haydn è nato nel 32. E nel 32 Brioschi aveva già scritto una decina di sinfonie. A Brioschi, sì. Quando sotto gli Asburgo, nei primi decenni del Settecento, prese il via la pratica del concerto pubblico, la rivoluzione fu totale. Cambiarono i luoghi, le occasioni e gli scopi del far musica, ma soprattutto cambiò lo stile musicale che si adeguò alla nuova bisogna di parlare a tutti gli strati sociali. Insomma, nasce un nuovo pubblico, e insieme al pubblico nasce anche un nuovo concetto di gruppo strumentale. Cambiano le modalità di ingaggio dei musicisti e il ruolo del singolo musicista all'interno della compagine. Possiamo addirittura affermare che l'idea stessa di orchestra nasca proprio in questa fase di cambiamenti radicali.